E ciao a tutti ragazzi, io sono Gerardo e oggi siamo ritornati su The Curry. Che bella, sempre. Ma rimane attivato il. Aspetta, un secondo. Rimane attivato il coso, il modello da streamer? Sì, rimane attivato. Ok. Ciao a tutti, sono anche io. Ah, c'è anche. Ok, il video intanto si è già caricato l'altro video. Stavo giusto controllando un E non mouse. solo ci sono anche io, ma c'è anche Zeus, come sempre, che è la mascotte. Zeus non è la mascotte. Zeus è un intruso. Non è la mascotte. Vabbè. Anche Curry, Summer Camp. Ciao! Stanno salutando i bambini che se ne vanno. 22 agosto, sono passati 2 mesi dagli eventi del prologo. Quanti cuori spezzati quando finisce il campo. È l'apocalisse Perché dei non è successo romantici. niente. Durante il campo, no? Cinico gli passerà, non si sa mai. Cosa faccio? Beh, non si sa mai. L'universo è il suo modo di sistemare queste cose. L'universo? Sì, tipo le divinità cosmiche dello spazio. Divinità I cieli rotondi di Adventure Credimi. Time. Niente da dire, siamo a posto. Ma Siamo a guarda la posto? faccia che ha Sì, fatto super a il posto, dottore in sì. questi 2 mesi che ha fatto, ha Quindi ti ha dormito, mollato, Sono rapita. Non lo so. Ok, piantala. Però sappi che tra i Ciao protagonisti Alana. non c'è. Ehi! Vedi che lui è morto. Ma non è morto, cioè, sono Cinema. drogati! No, sarà un veleno che c'è Sai nel che esiste sangue. la Sarà un consapevolezza veleno. dello No, spazio? risparmiami le robe da nerd. Fai il bravo e prendi le ultime valigie. Sì, boss. E salutami tanto, Emma. Sei una brutta persona. Sì, lo Sì, lo so. so. Che bello. Allora, io direi che in quella forza non ci andiamo. No, ma io direi, questi sono stati 2 mesi qua con i bambini, non è successo assolutamente nulla, ma se ne vanno i bambini e cominciano a succedere macelli. Sì, perché questa è l'anno, cioè il giorno che viene prima della luce, della luna piena. Capito? Che tra l'altro, ragazzi, nello scorso episodio non ve l'ho detto, oddio, c'è qualcosa da leggere qua. Ale, la mappa che abbiamo visto anche con, come si chiamava? Quella del Con prologo. quella del Ciò che prologo. non ti uccide ti fortifica. Parla per te, insegna. Quanto è scemo questo personaggio. Ma comunque non ci sta la luna, non è buio. Ma infatti non è buono, non c'entra niente. Ti posso fare un. Vi faccio uno piccolo spoiler a tutti quanti, ragazzi. Intanto devo controllare una cosa per questo. Filtro visivo? No, allora che vuoi. Allora, piccolo spoiler. Jacob, che è questo personaggio qua, sarà la causa di tutto quello che succede. Che apre qualcosa che non deve No, perché fa qualcosa che non deve fare. No! Allora, senti. Ehi, ho una mano con i bagagli, magari? È che in questo momento stavo giusto riparando la porta e. Dylan, andiamo! Dylan, aspetta! Non posso, è Devo che. prendere le ultime valigie, dai! Dylan, aspetta! Scusa, amico. Mannaggia a te, Figurati, Dylan. meglio. Lascia stare il cane. Ok. Leggiamo. Che poi questo è stato 2 mesi questo campo estivo e mo guarda le insegne. Cioè 2 mesi non le ha proprio guardate queste insegne. Si dovevano occupare i bambini. Che effetto strano quando si gira la telecamera, un po' brutto. Beh, di certo i bambini hanno fatto un po' di casino. Vabbè, entriamo. Queste finestre a me non mi danno per niente un'aria di sicurezza. Scusate, Salto! stavo accarezzando il cane.
Non si chiama cane. Sì, si chiama cane. Si chiama cane di Pomerano, non so cosa. Horror. Io odio horror. Allora sai nel gioco proprio sbagliatissimo. Sai, in un gioco, vattene in un altro gioco. Stranger Things è una serie TV. No. Che bello questo posto. Io mi immagino i bambini, no? Che non si sono arrabbiati. Che tra l'altro tolgono i cellulari, ovviamente. Madonna, sti poveri bambini. Però, Faccio mica una male. carezza, non mangiavo bambini. I bambini hanno mangiato quel camino enorme. Ma che te ne fai di un camino così d'estate? D'estate. Che poi lo sanno A vestire questo posto in giro, serve cioè un non è restauro. vicino. Ma guarda, questo coso sembra un restauro, ma lo sto guardando come se fosse la prima volta. Ma c'è stato un po' Gesù. messo. Cioè, c'è qualcosa che non mi inquadra. Mamma, lascia stare il gioco che hai fatto male. Per favore, puoi smettere di agitare? No, non ci sono più, ma quello può fare tutto. Non può fare tutto. Tutto quello che vuole. Ragazzi, scrivete nei commenti se il cane, secondo voi, può fare tutto quello che vuole. Ho sbagliato! No, torna indietro! Ok, Torna hai indietro! sbagliato. Torna indietro, ce n'è ancora uno con cui parlare. Un ragazzo. Scusami, io starei Mi ha registrando. detto che hai sbagliato. Te l'ha detto anche lui, lui è con me. Ok, Ok. Ma ho i spiego miei. come Bravo, sono sono soletto, eh? Eh già. Ti ci Ti dovrai ci dovrai abituare. abituare. Oddio, sei Ti proprio ci dovrai cattiva. abituare. Almeno Almeno sono sono onesta. onesta. Oh, ok, ci Ok, ci risiamo. risiamo. Ok, Ok, non mi non mi stai stai dicendo la dicendo la verità su verità su Telem. Telem. Ma chi sulla difensiva e invece tu, scherzoso, dai, scherzoso. Ah, oh, va bene, quindi sarei io quello che non Non dice tutta la ci verità, eh? provare, non mi puoi provare, non mi puoi fregare, fregare, Jake. Jake. Scusa, ero Scusa, ero distratta dalla distratta rima e dalla ho rima e ho dimenticato cosa dimenticato stavo. cosa stavo. No, 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 Oh, stavi stavi giusto giusto confidando a confidando a me me che che tu tu ti sei ti presa sei una presa cotta una per cotta Ryan. per Ryan. Aspetta, Aspetta, parliamo parliamo di di Ryan, Ryan, l'istruttore l'istruttore di di vela vela con con quell'aria quell'aria sexy sexy da da sociale sociale che che non non fa fa assolutamente assolutamente per per me? me? Supponente malizioso. Maliziosa. Ah, Ah, sexy, sexy, eh? Il più fico del più fico del campo. campo. No, No, certo. Ehi, l'hanno l'hanno detto le detto le ragazze del ragazze del settimo settimo gruppo il gruppo il secondo secondo giorno. giorno. E c'è Settimo Ryan, gruppo. poi vengo Poi vengo io, io, poi poi Dylan, Dylan, Emma, Emma, Abby, Abby, Ok. Okay. Nick e Nick, poi e poi Mister Mister H. H. Ok, manca molto Ok, alla manca molto alla fine. fine. Grazie. Grazie. Ecco, Ecco, finita, finita, erano erano tutti. tutti. Sì. Quindi ti ha mollato davvero, eh? Io non ho, ok. Lei ha Lei ha detto, detto, ecco, come ecco, faremo come in faremo in futuro a futuro scuole scuole diverse, diverse, bla 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 bla, bla, e allora scuole io ho diverse, detto, bla ecco, bla sai bla, come bla bla fare? Un bla bla, rapporto a distanza, bla bla un bla bla rapporto a bla, distanza tutta non sapere tutta. niente. Jake? Con quella Con faccia? quella Già, del faccia, tutto senza del tutto pietà. senza Cavolo, pietà, certo che certo quella che quella riesce a riesce a rigirarti rigirarti proprio proprio come come le le pare pare piace. piace. Com'è Com'è cavolo è cavolo è possibile? possibile? Basta con. È solo una storiella, forse mi piace. No, è solo una Ma storiella. intendo sul serio, dai, hai ragione. Era solo una stupida storiella estiva, che altro potevo aspettarmi? Oh, vediamo. Amore, stabilità, fidanzamento, matrimonio, casa, figlio, amante, figlio, divorzio, solitudine, pagare gli alimenti, affido congiunto. Ritorno di fiamma inatteso, nido vuoto, pensione, nipote, 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 nipote. nipote. Casa di Casa di riposo e riposo e infine infine morire uno morire nelle uno braccia nelle braccia dell'altro e dell'altro venire e sepolti venire abbracciati sepolti come abbracciati quelle come mummie quelle millenarie millenarie che che vengono vengono rinvenute rinvenute a a Roma. Roma. Una cosa Una così, cosa no? così, no? no? Ha Ah, nominato scusa, Roma. eravamo io e Ryan. Vediamo. Ah, ecco qua. La tua dice solo No, Pompini. Pompini. Oh no, no, era non lista si fa. che vale Che per vale tutti per gli tutti gli uomini. uomini. Ah, direi accurata. Ok, siamo Ok, sicuri siamo che questo sicuri che scassone questo non ci scassone non lascerà ci per lascia per strada? strada. Valuta tu, Valuta tu, spero spero di di no. no. Un'altra Un'altra notte notte nella nella natura natura potrebbe potrebbe uccidermi. uccidermi. Ehi, Ehi, ciò ciò che che non non ti ti uccide uccide ti ti fortifica. fortifica. Beh, Beh, io io non non ho ho ucciso, ucciso, per per ora. ora. Ma Ma sembri sembri molliccio. molliccio. Ehi, Ehi, smettila. smettila. Come Come vuoi vuoi se 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 ce ce le le stai stai mandando? mandando?
Ok, quindi, solo per ipotesi, se fossi un grandissimo stronzo che vuole sabotare il furgone per poter passare un'altra notte qui, Ma cosa dovrei no. fare di preciso? Beh, forse staccare il tubo del carburante. Non lo so. Togliere la spazzola rotante. E sì, saresti un grandissimo stronzo. Ok, e che forma ha una spazzola rotante? Non è una spazzola, ma ruota. Hai presente la cupoletta nera con i cavi che escono? Jake, tu lo sai che anche se dovessimo rimanere bloccati qui, un'altra notte con Emma non servirebbe? Credimi, quella ha già deciso. Sì. Certo. Beh, staremo a vedere. Ma perché? E qua io non posso fare niente, o rompi o ruba. Però. Se lo rompi non si può aggiustare, se lo rubi. Però. Rompendolo, poi si può, in realtà si può pure attaccare. Magari metti che lui muore durante. Metti che lui muore, ma durante il gioco, per esempio. Lui muore e non possono più recuperare il pezzo e sono fregati. Mentre tipo uno rompe il coso con un po' di scotch. Vai, come vedo. Aspetta, però abbiamo i tarocchi. Allora, il matto, ripeti visione. C'entra l'auto. E secondo me la spazzola rotante, ragazzi, boh, non so se sto per dire una delle cretinate più grandi dell'universo, perché io di macchine non me ne intendo, però forse la spazzola rotante serve a raffreddare. Non lo sai, ha tubo del carburante. Questo Per sembra questo molto nella utile. visione prende fuoco. No, così incendia. Il carburante è infiammabile. Vedi che sta uscendo il Ehi, belli miei! Non ti sembra che tramino qualcosa? Ehi, hey, Jack! Cosa? No, dai, cazzo! No, dai, davvero! Oh, Nick! Non se riesco a prenderlo. Prendi questo! Oh, cavolo, bella presa! Idiota. Sì, lo penso anch'io. Ti lancerei dei bigliettoni. Ti sono circondata da idioti. Oh, meno male. Va bene abolire la tecnologia qui, ma ridatemi il mondo. Speravo che Mr. H ci mettesse almeno in carica i No, telefoni. non è mai colpa tua, vero? E comunque, ti converrebbe conservarlo solo per le emergenze. A meno che essere mollato non sia un'emergenza. Oh, colpito! È affondato. Amichevole, almeno io ci sono. Amichevole. Ok, beh, almeno io ce l'ho avuta una storia quest'estate. Cavolo, ci ha steso! Beh, sai, magari non interessa a tutti avere una Ok, tesca. rifoderati bene e continuiamo il duello in macchina, eh? Dove sono tutti gli altri? Ora, perché dovrei saperlo? Perché a volte ne sai più di me. Senti, non so nemmeno cosa risponderti. Cioè, abbiamo fatto Nick, quindi piglia sei fuoco più intelligente di me l'auto, e sei un fico che può avere tutte le ragazze che vuole. Sì, certo, continua a sognare. Vabbè, ormai cioè, non possiamo tornare indietro. No. Tanto il controllo puoi fare tutto a capo. E quindi. Che si può fare? Abbiamo fatto un errore. Ma tanto lui. Comunque, io stavo detto ruba la cosa. Ho detto no. Ma perché pensavo che la spazzola rotante Poi serve alla fine? facevo io le scelte, invece le stai facendo comunque Perché sono più bravo. Disegnatrice provetta. E l'altra del gruppo. Probabilmente faceva il corso d'arte, che ne Non è quella che ti fa Ehi qui. là, festaiolo! Com'è? Aggiornamenti? No, I Emma è ragazzi si questa. sono ufficialmente andati. Dammi un 5 alto. Oh! È importante. Oddio, Sì, però ti ma. ridaranno il telefono, vero? Andiamo a prendere le borse e filiamocela da questa valuta puzzolente dimenticata da Dio. Porta chiusa, valigie dentro. Fanculo. Sì. Beh, F è chiaro quello che A dobbiamo N fare. Trovare la C chiave, U scriverci il L destino. E con il destino intendo
sfondare questa cavolo di serratura e prendere le borse. Lascia le valigie, Ferruccio, vabbè. Ok. D'accordo, ma se finiamo nei guai, sarà il nostro segreto. Il signor Hackett lo scoprirà. E allora penserà. È il proprietario del posto. Hai visto orsi in questi boschi? No, ma non vuol dire che non ce ne siano. Giusta osservazione. Tu sei? Bene, all'opera. Al tre? Uno. Due. Tre! Mamma mia! Vedi, bisogna sempre pensare positivo. Perché ti do secondo me abbiamo fatto una scelta buona, una scelta giusta. Emma è fiera di te. Quindi ora Emma si fida. Mio Dio, rilassati, non abbiamo ucciso nessuno. Penso ho sfondato la porta. Io do un'altra occhiata in giro, controllo che non ci sia altro. Divertiti. Già se riusciamo a te. Cioè, già se riusciremo a tenere tutti vivi, sarà un miracolo. Perché in Until Dawn. Aspetta. Non se ne sono accorti. Era la loro stanza. Non è la loro stanza dove dormivano i bambini. Vedi? Room 10. Trollo un po' in giro. Non riesco a credere che mi mancheranno questi materassi sgangherati. Adesso io sono. Questa come si chiama? Abigail. Vabbè, noi la chiameremo Abby. Va bene, Abby. No, comunque c'hai ragione. Probabilmente queste. Vabbè, quanti bambini c'erano? No, queste erano le loro casette. Sì, mamma, sono. Tra loro e i bambini. Mamma, ce ne sono una cosa come. Beh, non è tutta. 5 ce ne sono probabilmente di 11 ce ne sono. Come fanno ad essere dei bambini? Ma puoi correre per favore, mi sta urtando questa cosa. Grazie Gesù, sapete correre allora in sto mondo. Poi questa corsa, poi esagerata sta corsa, mamma mia. Apri la porta che fa freddo. No, vabbè, andiamo da Emma. Cos'è questo? L'albero bello. No, vabbè. Ma sto posto, se esistesse, probabilmente farebbe milioni, però. Che c'è scritto? Prove. Cacchio. Speriamo che Jacob non lo veda. Speriamo di sì. Ma non ho visto che cos'è. La verità è là fuori. Abbiamo trovato qualcosa, fiala vuota. Ma che cavolo è? È di Dylan? Forse. E cosa c'è scritto qua? Jacob più Emma più Summer. Non lo so che c'è scritto. Cioè, per te è tutto scemenza. Comunque la grafica è fatta bene. L'unica cosa che mi dà fastidio, sai cos'è? E questa è condivisa non solo da me, ma anche da tante altre persone. Sono le due strisce nere. Una sopra e una sotto. Ma adesso, ragazzi, vi spiego il perché. Perché facendo così, in pratica, la console, che poi può essere anche il PC, deve produrre, deve renderizzare molti più pixel in meno. E quindi il gioco va meglio. E si può dare un boost alla grafica. Andiamo. Andiamo. Vai. Dove vogliamo andare? Ah, ma vengono tutti i posti. E adesso sciogli le briglie e vanno, Serna. Ma probabilmente stanno a 300-400 km da casa. Sicura di te? È tutta scena. È quello che vuole la gente. Quindi fingi? Alla fine, se ci pensi, fingere è
essere se stessi, ma ad alta voce. Cioè? Dovresti provarci così. Magari poi potresti far colpo. No. E comunque è tardi. Per cosa? Tu e Nick? Non lo saprai se non ti metti sul mercato. Questi quick time event sono fortissimi. Vabbè, ma non è che per il momento. Vabbè, sì, per il momento, ma io mi ricordo, ma madò, su Until Dawn, quando dovevi tenere fermo il joystick, controller, anche lì. Allora, tanto per dire, mettiamo che voglia mettermi sul mercato. E se fosse un buco nell'acqua, un po' come te, Jacob. In realtà, è molto dolce. Perché è chiuso? Avventura estiva, viviamo almeno a 4 stati di distanza, lui è d'accordo? Eh sì? Ma vale per noi? Per te, Nick? Magari è diverso. Chiedigli il numero, scrivi. Ho già la sua email, è in quei moduli del primo giorno. Email, hai 90 anni. E perché no? Mi mancherai tanto, Abby. Oh, ma la baita è da quella parte. Vai di qua. Perché? Dai, strada panoramica. Un ultimo giro trionfale del campo. Vabbè, il tempo non ci manca. Jacob ha distrutto la macchina e tra poco piglierà fuoco. Quindi andiamo sulla strada panoramica. Non credo che succeda qualcosa. Tu sei d'accordo? 2 mesi, niente tecnologia. È ancora giorno, ma... A me sì. Sono mancata i miei follower. Immersi nella natura. Sarcastico, come farebbero senza di te? Solidale, ti credo. Sai, io ti credo. Ah, era un complimento. Hai un fascino contagioso. Che ci posso fare? Ti metto il follow. Fai bene. Appena arrivi a casa, iscriviti, condividi e riempimi di like. Questa è la trinità. Me ne sto già parlando. Sì, ragazzi, fatelo anche voi. Ecco il mio posto. Il falò? No, l'isola. È molto intimo, no? E il fumo? Ma... quello non è fumo. No, ho visto. Io vedevo la nuvoletta sopra. Abbastanza contenuto. Sarà solo Mr. H che brucia qualcosa prima di... beh, di chiudere per l'estate. Già. A proposito, direi che è il caso di andare. Ah, già, temi che Nick se ne vada senza di te? Ma no, no, ci staranno aspettando. Ci aspettano tutti. Tutti, sì. Nick. Ti aspetta. Tutti. Stessa cosa. Odiosa. Un po' sì. Siamo morti. No, allora, ingresso campo estivo di Hackett's Quarry. Tranquillo, Jacob. 18:01 sono le 6. Affanculo. idiota. Non va più di moda caricarle. E comunque qui non prende mai, siamo praticamente in culo al muro. Invece che nel tuo? No! Vado a succhiare un po' di carica da Mr. H prima di partire. Sono 3 maschi perché. Ehi, Nick! Ehi, voi dove eravate? Lo vuoi sapere? Ignorala, ti prego. Andiamo! Devo solo caricare questi bagagli su qualcosa. No, aspetta, lascia che... ci penso io. Posso pensare da sola ai miei bagagli, grazie. Sei sicura? No, perché per me non è un problema. Può pensarci da sola ai bagagli, grazie tante. Possiamo entrambe pensare da sole ai nostri bagagli, grazie. Bene. Che brutta figura. Tu sei una emerita bastalda. Per non dire cosa parlare.
Dai un colpetto. Sì, sì, sì. Dai, vai, vai, fai colpo, fai colpo. Vai, vai, vai. Abby, ti serve? Sì. Posso? No. Grazie. Grazie. Grazie, non stavo scordando quello là. Che fidanzato sei? Che futuro fidanzato sei? Yeah, ci siamo tutti. Ehi, avete visto Ryan? Ah sì, di sicuro è in giro a riflettere con quell'aria misteriosa e seducente. Sono qui. Che ci facevi lì sotto? Il solito menage a uno? In realtà, stavo ascoltando un podcast. Oh, un podcast, questo è figo. Di che parla? Cavolo, fatti gli affari tuoi, parla di me. Già, di che parla? Magari di me? Tu credi che ascolterei un podcast che parla di te? Se ci fosse un podcast, lui è il capo. Lui sarebbe su di me. Certo, Ryan. E sarebbe intitolato L'incredibile vita di una faccia da culo. Oh mio Dio, ma quanto sei infantile! È il capo. Come il culo. Perché? O perché c'è una storia dietro che noi non sappiamo? Leggenda del posto. E lui è diventato il capo. E ora racconta il podcast che è sulla strega di Hackett's Quarry. Cos'è la strega di Hackett's Quarry? Non conosci la strega di Hackett's Quarry? Secondo te perché te l'ho chiesto, Jenny? No, parlale della strega di Hackett's Quarry. Non penso proprio che voglia sapere della strega di Hackett's Quarry. Possiamo smetterla di dire la strega di Hackett's Quarry? È solo una vecchissima storia per bambini. Dice che Farecci sia una anziana che è morta in un incendio diversi anni fa. L'anziana signora del Cinesco. Il suo bambino perduto. Sì, la e si sentono dei sussurri in tutto il bosco. C'è questo fantasma che gira, insomma, niente di nuovo. Qualcuno dice che se ti trovi in giro da solo, prova a trasformarti in suo figlio. O ti uccide o qualcosa, non è molto chiaro. Comunque, strega di Hackett's Quarry. Te lo sei inventato. Ne parlano nel podcast, giuro. Bella storia, amico. Meglio delle tue e non avete visto i bambini, solidale. Comunque avreste dovuto vedere la prima volta che l'ha raccontata ai bambini del campo. Li ha traumatizzati a vita. Oddio, non a vita. Bisogna stare attenti con queste cose, è tutto vero. Andiamo, dai, sono stronzato. Cosa vi trattiene, Hackettieri? Abbiamo quasi finito, Mr. H! Forza, Mr. H. È tempo di sloggiare. Scusa, Mr. H. Abbiamo dovuto liberare alcuni bagagli. Sta zitta. Se qualcuno non avesse perso tempo a cercare di far colpo con storie di fantasmi, l'hai chiesto tu? Storie di fantasmi? La strega di Hackett's Quarry. Ehi, le chiavi del furgone, Mr. H. Che fanno un campo estivo? Ah, sì, giusto. Dove tutti sanno che sta salvando roba. Perderei la testa se non avessi attaccata. Bene, torno in ufficio. Ma chi c'entra? Sì, perché non viene, una mano. Allora, tutte le persone che comprano una casa che è ritenuta infestata, no, tutte quelle persone sono sceme. No, ma questo non c'è, cioè, che ci prende i bambini? Ma perché un campo estivo? Ma non lo fare là. Che c'è, DJ Dylan? Sarebbe possibile ricaricare il telefono? Vorrei sentire la musica in viaggio. Scordatelo. No problem, che parlo, no problem. Ok, va bene. Va bene. Non importa. Esatto. Tranquillo, ti presto una cuffia. Perché voi pensate che ve ne andrei? No, quella è la fortuna, non lo so. Ok, Chris, sono contento che abbiamo un momento per parlare. Non mi vorrai licenziare. Vedi? Ecco, vedi. È per quella cosa di... Pronto, Vodafone? Dammi un minuto, per favore. Devo rispondere. Ma lo so, la Vodafone... Scusa. Pronto? Origlia? Origlia, devi origliare? Parla con qualcuno di qualcosa. Origlia! Origlia! Origlia!
Non è che possa cacciarli via così. Stanno per andarsene, ok? Il tempo stringe, lo sai. Non vogliamo. Vedi di non correre, ok? Tranquillo, ho già pensato a tutto. Io e Bobby siamo pronti. Se ancora ci sono, lo prenderemo. Stiamo perdendo tempo. Madonna, sta seria. No, no, perché? Sembra sparita. Magari non vuole farsi vivo, ma se continui a tenermi al telefono per niente, mi ci vorrà una vita per mandare via quei maledetti ragazzini. E certo, adios. Togli la porta, togli la porta! Scusa, io non... Non ascoltavo. Stavo solo... ero... Cioè, ho sentito... intendo, non ho sentito cosa stavi... Tranquillo, vieni, entra. Scusa se ti ho fatto aspettare. Il deluso, lui, che non c'entra niente. Ti serve una mano a trovare le chiavi? No, la fine dell'estate è sempre incasinata, sai. Comunque, stavi per chiedermi? Oh, sì, è solo per la scuola di animazione. Non so cosa fare. Ah, sì. Cioè, io dovrei decidere se lasciare mia sorella con i miei nonni. Visto che non c'è frega. Mia madre non è presente, non vorrei abbandonare Sara da sola. La nostra famiglia è già abbastanza piccola. Beh, la famiglia è importante, Ryan. Cavolo. Va tutto bene, per me è importante. Preoccupa. Ehi, va tutto bene? Hai un appuntamento? Ah, beh... Se solo sapessi. Quindi... Di tu devi dire subito se vuoi dire qualcosa. Sei uno dei miei tutor preferiti, Ryan, lo sai, vero? Uno dei migliori. Ma sai quante chiamate ricevo dai genitori? Lettere su lettere che i bambini terrorizzati mandano a casa. No. No, io non ci ho pensato. Fidati, se i bambini scappano dal campo per la paura, gli affari poi vanno maluccio. E quindi magari puoi evitare le storie di fantasmi. Vabbè. Scusa, non me ne ero proprio reso conto. Devi capire che le tue azioni hanno delle ripercussioni. È fondamentale per un tutor, per un capo. Già. Limitati al kumbaya la prossima volta. E sarebbe? Non si canta più il kumbaya. Santo cielo, sono troppo vecchio per queste cose. Mi sembra abbastanza giovane. Davvero, Chris, dimmi, che succede? Voglio solo che siate tutti al sicuro e lontani da qui prima del tramonto. Perché? Dimmi perché. Perché? Sta facendo buio, Ryan, e non è mai sicuro guidare col buio. Sì? E senza sicurezza non c'è divertimento, lo sai. Dammi un minuto. Ma si può sapere dove le ho messe? Mi saluteresti, Caleb e Kaylee? Non li ho più visti. Li rivedrai il prossimo anno. Caleb lavora al deposito di rottami in bassa stagione e Kaylee... Beh, deve ancora decidere cosa vuole fare. Ha tutta la vita davanti. Ok. Fanno un po' come gli pare e piace, capisci? Teenager. Dico bene. Speravo che ci aiutassero a fare bagagli, visto che eravamo in pochi. Non mi sembravate in difficoltà. Perché non dirò che ti è dispiaciuto non salutarli. Ho aperto il furgone. Ho messo le chiavi in tasca. Sono venuto qui. E le hai messe nel bicchierino magico. Dove le avevo lasciate? Tutto sto tempo che sei stato. Ma poi sapevano che c'era questo pericolo prima del tramonto. Ti facevano andare via un giorno prima. Devono arrivare all'ultimo, all'ultimo. Assicurati che siano pronti ad andare. Stavolta sul serio.
Scusa, come mai hai riavuto il telefono prima di noi? L'ho consegnato. Avresti dovuto spegnerlo prima di consegnarmelo, Dylan. Queste sono le regole. Cerco di non vivere nel passato, amico. Bene, perché è ora di salire a bordo del minivan e andare avanti con le vostre vite. Forza a casa! Non si piega fuoco di lì. Qual è il problema? Cacchia, non lo so, però penso sia un problema al motore, Mr. H. Lo vedo anch'io. Sì, cioè, è proprio... caput. Fammi provare. Cosa te l'ho detto? Ok, è andato. Forse stai sbagliando qualcosa. Forse stai sbagliando qualcosa. Che cazzo hai? Basta, tutti e due. Merda, muoviti, dai. Calma, calma, ho capito. Muovi a fuoco tutto. Porca. Tutti indietro, forza, forza, forza! Jacob, no! Ti ha avverato la visione. Ci penso io. Oh Gesù, lo stavo per sbagliare. Ok. Ok, è un problema grave. Passeremo un'altra notte qui. No. No. Stai zitto. Fammi pensare. Sta arrabbiato. Sì. Ma ci sono arrivati ognuno con l'altro pianto. Ma che stai dicendo? Allora, e quegli altri due, perché due mesi prima erano arrivati con la loro? Stavano. E la loro macchina con che fine ha fatto? Magari questi sono tutti amici e... Se stavano a 5 isolati. Hai ragione, certo. Cosa? Hai ragione. E vabbè, queste cose. Ryan, vieni un secondo. Non devi assicurarti che tutti stiano all'interno della baita stanotte. Chiudi le porte, nessuno entra e nessuno esce. Nessuno, capito? Ok. Ma va a casa sua! Un domattina sul presto sarò qui. E vi spedirò tutti a casa. Devi solo tenere tutti quanti all'interno. Perché non sei libero? Promettimi che lo farai. Ma a me mi sembra tutto senza senso. Il videogioco non sta fatto bene. Perché non ha una logica di... Accondiscendente, Susa. Sì, certo, accondiscendente. Sì. Certo. Sì, non usciremo. Ecco, bravo. Che non ha senso. Ma va a casa e sua! Vedete, ma c'aveva una macchina, guarda quanti posti! Non capisco! Sono le macchine loro, sono troppo importanti! No! E quindi? Che diavolo voleva? Ha detto di chiuderci dentro. Rimaniamo qui fino a domani. Stai scherzando? Emma! Stiamo scherzando! Che cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo andare dentro, come ha detto. Possiamo andare dentro e aspettare, sì? Oppure... Oppure possiamo fare qualcos'altro. Di che stai parlando? Niente hacket, niente bambini urlanti. Sono un gruppo di simpatici adulti pronti a divertirsi e a liberare gli istinti. Oh, io ci sto! F-E-S-T-A. Abbiamo il potere. Beh, sembra che la fortuna ci sorrida finalmente. Ok, ok, ok. Un ultimo, gigantesco ed epico falò per salutarci. No, grande. Cazzo, sì, io ci sto, Nick. Che dici? Sì, ci sto. Dylan è con noi, ovviamente. Bravo, Ciccio. Caitlin? Come vuole il popolo. Grande, ok. Tu che dici? Sì, ci sto.
Il signor Hackett ha insistito molto perché rimanessimo all'interno. Ma solo spaventarci, capisci? Come... E quelle stupide storie spaventose di Ryan. Perché dovrebbe spaventarci? Bravo, davvero... Non credo che volesse spaventare noi, Jacob. Penso ci fosse qualcosa che spaventasse lui. Gesù Cristo. Chris sembrava molto serio quando me l'ha detto. Non rovinarci la festa, andiamo, è l'ultima notte. Sì, guarda che non lo saprà mai. È che gliel'ho promesso. No. Ehi, va bene. Tranquillo, ok? Ti capiamo. Sì, non vuoi deludere il paparino? Ci tengo, come dici tu. Sì, beh, scusa se tengo a queste cose. Oh. Senti, fate quello che volete. Oh. Io faccio come detto. Ryan, dai, amico. Aspetta. Ok, Hackettieri. Comitato della festa, forza, dai. Ok, per prima cosa, Nick e Abby, ci serve della legna. Quanto siamo registrati? Meglio andiamo al negozio a comprare qualcosa. Mentre Dylan, tu, trova il modo di caricare i telefoni. Proprio. Quanto dura? Mamma mia, meno male. No, c'è un... No, vabbè, il mirino è oscurato per sparare meglio. Ah, perché questi devono stanno cercando qualcosa, di cacciare qualcosa, di ammazzare qualcuno. Certo, sì, hanno vinto il telefono, quindi lo vogliono prendere. Ragazzi, l'episodio deve finire qui. Cioè, non possiamo continuare, ma... Waiting season. Ancora! Ok, sentite ragazzi, con la strega ci rivediamo al prossimo episodio, che se no qui non lo finiamo più. E che dire, ciao ragazzi!